Chiara Viscardi è stata protagonista di giornata, una rete importantissima che ha portato la squadra sul 2-0 nel primo tempo, un primo tempo dove passati i primi 10 minuti solo voi in campo. Sì, no, è stato un bellissimo primo tempo, guardate, penso che sia stata una bellissima partita in generale. Il primo tempo siamo riusciti anche a esprimere un buon calcio, secondo me, abbiamo creato tante azioni, forse si poteva fare anche qualcosina di più già solo nel primo tempo a livello anche di finalizzazione, però direi che possiamo ritenerci molto soddisfatte. Decido di segnare la prima rete stagionale in un giorno speciale. Sì, non me l'aspettavo, nel senso che ho tirato d'istinto e la palla è entrata, poi non sono solita fare gol, quindi sono molto contenta anche che sia caduta appunto in questa giornata così importante. Sono contenta soprattutto ovviamente per la squadra e per i 3 punti che siamo riusciti a portare a casa. Una squadra che sta maturando sempre più e ha capito come interpretare la partita. Sì, siamo state molto ordinate oggi, poi anche a livello di carattere siamo state molto compatte tra di noi e questo secondo me ha fatto la differenza. Quindi penso che sia solo il frutto del lavoro che facciamo in settimana e il frutto anche del percorso che stiamo facendo e che dobbiamo continuare Soprattutto poi nella ripresa, quando poi è venuto fuori il valore della rosa del Brescia, siete state brave a non disunirvi e a non andare sotto pressione. a fare. Sì, esatto, anche con i cambi che ci sono stati siamo state comunque molto unite e siamo riuscite a portare a casa il risultato con un po' di difficoltà, forse sul finale anche per l'espulsione, però direi che abbiamo tenuto bene il campo anche negli ultimi minuti. Vittoria che dà morale, vittoria contro una squadra che ambisce alla promozione e che soprattutto dà continuità. Sì, esatto, come ho detto prima, è una vittoria molto importante soprattutto per il percorso che stiamo facendo. E come è già stato detto tante altre volte, abbiamo affrontato squadre molto forti in cui forse abbiamo perso qualche punto, ora invece stiamo finalmente raccogliendo quello che abbiamo seminato e dobbiamo solo continuare in questa direzione. Grazie. Grazie a voi. Grazie.